ragazzi, buona musica. Oggi parliamo di Bruno Martino. Bentornati a tutti ragazzi e buona musica. Come dicevo nell'introduzione, oggi parliamo di Bruno Martino. Ho scelto di parlare di estate di Bruno Martino innanzitutto perché è uno dei miei brani preferiti di quell'epoca, diciamo tra gli anni 50 e gli anni 60, e anche perché forse è l'unico brano italiano a essere entrato di diritto, proprio perché tanti jazzisti l'hanno suonato, nel Real Book. Per chi non lo sapesse, Real Book è quel grande librone dove c'è contenuto il repertorio comune a tutti i jazzisti, diciamo così, i brani più suonati perlomeno, proprio perché è come se fosse un brano jazz. Non esiste una versione ufficiale, sì esiste la versione di Bruno Martino, ma esistono tantissime modifiche a questo brano che viene reinterpretato, diciamo così, proprio perché nel jazz, quando si suona uno standard, ognuno apporta delle modifiche mettendo un po' quello che è il suo modo di suonare, la sua personalità. Per questo motivo io vi porto la mia versione di questo brano musicale, che è nella stessa tonalità in cui la suona Bruno Martino, quindi in re minore, e andiamo a vedere di cosa si tratta. Cominciamo col dire che la tonalità di re minore ha le stesse alterazioni e di conseguenza gli stessi accordi della sua scala relativa maggiore, quindi fa maggiore. Fa maggiore ha un bemolle in chiave, il si bemolle. Per facilità di pensiero e di visualizzazione degli accordi, pensiamo a fa maggiore per vedere quali sono gli accordi che poi vengono utilizzati all'interno del brano musicale e quali invece sono, diciamo così, esterni. Allora, l'armonizzazione della scala di fa maggiore. Fa maggiore, sol minore, la minore, si bemolle, do maggiore, re minore, mi diminuito e fa maggiore. Vi faccio vedere la progressione di accordi nella forma più semplice possibile per poi farvi apprezzare le estensioni che ho messo nella progressione. Allora, re minore settima, primo accordo della tonalità minore. Sol minore settima, quarto accordo. La settima, quinto accordo. E re minore, di nuovo torno al primo. Ora, come già molti di voi sapranno, il quinto accordo nella tonalità minore, se lo prendiamo dall'armonizzazione della minore naturale, dovrebbe essere minore, ma siccome viene preso in prestito dalla scala minore armonica proprio per mantenere la tensione, se non sapete di cosa sto parlando andate a vedervi il video che ho fatto sulla scala minore armonica, lì c'è spiegato tutto per filo e per segno. Quindi dicevo, il quinto accordo viene preso in prestito dall'altra scala minore, diciamo così, che ha la stessa tonica, la minore armonica, fa anche rima, e per avere il quinto accordo dominante, creare tensione e risoluzione. Ok? Subito dopo il brano continua con sol minore settima, quindi quarto accordo, do settima, settimo accordo, e dopo questo il do viene trasformato in un accordo minore, che è una pratica molto comune, trasformare un accordo in minore proprio per aprire la strada al 2-5-1 che arriverà. Cosa succede? Se io questo do settima, che c'è in tonalità di re, lo trasformo in un accordo minore, mi apre verso praticamente il 2-5-1 che arriva in si bemolle. Quindi mi serve sostanzialmente ad aprire una possibilità sonora che tendenzialmente non avrei. Quindi ricapitoliamo fino qua. Abbiamo sol minore, la settima, re minore, poi ancora sol minore, do settima che c'è in tonalità, questo accordo di do diventa minore, poi va al fa settima e poi si bemolle maggior 7 che noi abbiamo in tonalità, che a sua volta diventa minore. Bellissimo questo passaggio. Poi abbiamo la settima con la quinta aumentata e la settima, quindi un piccolo movimento sull'accordo dominante. La cosa interessante della parte B è che la tonalità da re minore diventa re maggiore. Tornerà un altro inverno, quindi re maggior 7 che è il primo accordo. Subito dopo abbiamo un 2-5-1, sol diesis, semidiminuito, 2-5-1 minore, do diesis settima,
fa diesis minore settima. Perché proprio questo giro? Secondo me è perché il fa diesis è il terzo grado del re nella tonalità di re maggiore, e quindi lui si appoggia sul terzo grado per fare un 2-5-1 minore e portare avanti la progressione. Subito dopo abbiamo un si, che però tendenzialmente, che è un sesto grado in tonalità di re maggiore, tendenzialmente sarebbe minore, ma viene suonato come si settima, come spesso avviene nel jazz, per creare tensione ulteriore. E subito dopo ci riallacciamo al finale della parte A, quindi sol minore settima, do settima che torna a essere minore come veniva nella parte A, per agganciarci un 2-5-1 di si bemolle. Questo si bemolle diventa minore a sua volta, e poi la settima che chiude il giro. Vediamo qualche posizione di quelle che ho suonato con gli accordi estesi. Cerchiamo di portare avanti anche la melodia. Allora abbiamo, questa è una triade di re minore, poi sol minore settima, la settima con la quinta più, perché lo chiamo proprio la melodia della canzone, e poi di nuovo con re minore, poi ancora sol minore, do settima, abbiamo visto, che poi diventa minore a sua volta, quindi questo è un do minore, fa settima, da qui vado al si bemolle, che poi diventa minore, poi il la tredicesima, la con la quinta più. Nella parte B comincio con la melodia re maggiore 7, sol semi diminuito che vado a prendere in questa posizione, do diesis settima, fa diesis minore, si settima come abbiamo visto prima. A questo punto di nuovo sol minore, do tredicesima e do minore, e a questo punto un fa settima con la bemolle, e poi vado a chiudere il giro con si bemolle maggiore 7 che diventa minore, e poi a questo punto chiudo di nuovo con la settima con la tredicesima e la aumentato. Anche per questo video è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, fatemi sapere naturalmente nei commenti qua sotto se avete trovato il video utile o per meno interessante. Dal mio punto di vista, studiare questo tipo di brani musicali, quindi la musica d'autore degli anni 60, 50, anche 70 se volete, è importantissimo, perché questo tipo di autori, come appunto Bruno Martino, come per esempio Tenco, come per esempio Modugno, Ornella Vanoni, insomma tanti altri, anche se lei non era un'autrice vera e propria, o Mina, anche lei è un interprete, comunque quei brani lì, ci siamo capiti, è importantissimo per evolvere il proprio modo di suonare, per imparare gli accordi estesi e magari per avvicinarsi anche agli standard jazz. Io vi mando un abbraccio, un saluto e a presto, ciao, buona musica!